piatto estivo e rinfrescante, la panzanella con piccola variante gourmet. Ciao a tutti e benvenuti su Razzo Food Experience. Oggi proviamo a fare la panzanella, tipico piatto estivo toscano, che però ormai mangiamo da tutte le parti. Piatto estivo e rinfrescante che oggi provo anche a fare con una piccola variante un po' gourmet. Vediamo gli ingredienti, molto semplici, del pane raffermo, della mollica di pane raffermo, quindi senza la crosta, pomodoro, cetriolo, cipolla, basilico. Ecco, io invece dell'acqua utilizzerò dell'acqua di pomodoro, ecco l'ingrediente un po' gourmet, aceto, olio, sale, pepe. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, questo è il momento di iscriversi al canale, In queste ricette apparentemente facili, il vero segreto sta nei dettagli. Anzitutto, dobbiamo fare una bagna per il pane. Ecco, qui possiamo scegliere dell'acqua. Io in realtà, a posto dell'acqua, ho preso dell'acqua di pomodoro, un po' di aceto, lo mischiamo, e direi la saliamo. Siccome ho usato il pane toscano, saliamo bene quest'acqua, perché questo è un pane senza sale. Assaggio un attimo. Per fare l'acqua di pomodoro, questo è il link al video dove ho spiegato come farla. Quindi la bagna è pronta, pane raffermo a dadini li avevo già fatti, ecco qua. A questo punto usiamo la bagna per bagnare il pane e aspettiamo che il pane si impregni. Se non abbiamo abbastanza acqua di pomodoro, si può aggiungere dell'acqua, ovviamente. A posto dell'acqua di pomodoro, si può usare chiaramente l'acqua. Nella ricetta base normale della panzanella si usa l'acqua. Così, secondo me, viene un pochino più interessante. Prepariamo la cipolla. Ecco, la cipolla, questa cipolla rossa, quindi una cipolla dolce, va affettata molto fine. Io l'ho già preparata per eliminare il suo pizzicorino e l'ho messa in un mix di acqua e aceto. Ho fatto 50% di acqua, 50% di aceto. Adesso questa la scolo, diventerà uno degli ingredienti della panzanella. Ecco qua. Anche qui abbiamo la bella cipolla affettata fine e scolata. Prepariamo i pomodori. Questi sono abbastanza piccolini, quindi li farei 4. Questi sono dei piccadilli. Si possono usare pomodori che vi piacciono di più. Possono usare i datterini, si possono usare i ramati. Ecco, l'importante è che siano ben maturi, che più dolci sono e meglio verrà la panzanella. Ok, pronti per condire. Non conviene mai fare tutto insieme, conviene sempre condire gli ingredienti separatamente. Sale. Ecco qua. Tanto il sale si scioglie. Olio. Olio extravergine d'oliva. E naturalmente pepe come se piovesse. Buonissimo. Abbiamo le cipolle. Spettacolo. Puntina di sale anche qui. Ok, prepariamo il cetriolo. Io preferisco spelarlo, può fare anche senza. Ok, tagliamo in due e a questo punto fettine fini. Normalmente io levo la parte centrale, ma in questa preparazione no, mi piace tenerla perché qui un po' di liquido non fa male alla panzanella. Ecco qui, adesso un po' di sale. E ci mettiamo anche un po' di olio. Pronti per montare il piatto. Giù con i pomodori e tutta l'acquetta che hanno rilasciato. Cipolla, che era stata in acqua e aceto. E a questo punto tanto basilico.
meglio tagliarlo a mano. A questo punto il sale non lo mettiamo perché l'abbiamo già messo nell'acqua di pomodoro e nell'aceto, l'abbiamo già messo appena appena sulle cipolle e anche sul pomodoro che abbiamo già anche condito. Metterei ancora più basilico, prima mescolata. Oh, naturalmente manca ancora uno degli ingredienti principali. Direi olio di oliva, Ah, che meraviglia. Ecco qua. Questo qui era un modo per così finire il pane raffermo. È diventato un piatto straordinario. Direi pepe. Ecco qua. Quasi pronti, mi stavo dimenticando il cetriolo. Ecco qui. Vediamo come siamo messi con i condimenti. Cetriolo, ecco qui. Direi perfetto, un po' di olio. Ho visto che per giusto di sale, l'aceto si sente, l'olio dà il suo aroma, pepe c'è, poi alla fine nei piatti lo aggiusteremo un pochettino. Direi che ci siamo, non toccherei più. Pronti per mettere in frigo un pochettino in modo che questa preparazione si raffreddi, un'oretta basterà. Ma se lo preparate la mattina per la cena va bene lo stesso. Pellicola trasparente e mettiamo a riposare in frigorifero in modo che anche gli ingredienti si amalgamino bene. Ecco qua, vai. Ma vediamo com'è venuta questa panzanella. Ecco. Concediamo l'assaggio, che dici? Grazie dell'invito, Orazio. Vediamo com'è. Panzanella. Molto semplice, molto classico, ma anche bella, sostenibile, bella. No? Via, è un piatto. Gran piatto, dai. Io direi perfetto. Quello che ti aspetti dalla panzanella. Ma secondo me, buona, veramente sì, buona. Anche la cipolla la sento bella croccante. E si sente bene il sapore e poi sento bene la persistenza del pomodoro, cioè è bello avvolgente. Sì, ma dentro nel pane per ammollarlo non ho messo l'acqua, ma l'acqua di pomodoro. Ah, ecco il segreto. Fa la differenza, assolutamente. Secondo me fa la differenza. Sì, perché così senti il profumo e il sapore del pomodoro in tutto il piatto, mentre solo col pomodoro è solo quando lo metti in bocca. Secondo me questo qui è una bella panzanella. Un bel piatto estivo. Ecco, perché l'aceto è un altro punto, che quando è troppo invadente copre il piatto. Qui è molto equilibrato. Il cetriolo che rinfresca. Che gran piatto. Piatto che viene dal frigo, ci poteva andare anche una birra. Io ho pensato che una bollicina andava meglio. Questo Franciacorta, buono. Questa è la linea 61 di Berlucchi. Secondo me un ottimo Franciacorta. Bene. Cin. Con la panzanella ci andava un bel rosato fresco, uno dei tanti meravigliosi bianchi italiani. Penso a un vermentino, siamo in Toscana, un bel vermentino. Restiamo nel territorio. Se il video vi è piaciuto, cliccate like e non dimenticate di attivare la campanella. E iscrivetevi alla mia newsletter domenicale che è ricca di contenuti. Link in descrizione. Vi consiglio anche di dare un'occhiata agli altri video presenti sul canale. Ciao, e alla prossima.